Questo incredibile paesaggio, spigoloso e ricco di dislivelli, appare come un insieme di rocce talmente potenti e maestose da catturare e trattenere lo sguardo. L'effetto ha qualcosa di magico. Cime che somigliano a giganteschi monumenti sembrano fluttuare nell'aria e cambiare forma a ogni momento. Il 26 giugno del 2009, la Commissione dell'UNESCO ha dichiarato le Dolomiti patrimonio dell'umanità. Uno strato di neve quasi irreale copre come un manto il gruppo montuoso che comprende anche la Marmolada, il gruppo del Sella e quello del Sassolungo. Su una montagna apparentemente invincibile, le tracce dell'uomo dimostrano una convivenza difficile e rispettosa. Un rispetto che ha sempre dovuto fare i conti con lo spirito di conquista. Il desiderio di raggiungere la cima più alta delle titaniche pale di San Martino, il più esteso gruppo delle Dolomiti, ha riempito le pagine più importanti della storia dell'alpinismo. Solo dopo innumerevoli tentativi, nel 1878 un gruppo di alpinisti riuscì a salire a quota 2.983 metri e così a conquistare la vetta tecnicamente più difficile della catena, il grandioso pilastro della Pala di San Martino. Le Dolomiti prendono il nome dal naturalista francese Déodat de Dolomieu, che per primo studiò il particolare tipo di roccia del paesaggio trentino. Una roccia che in origine era il fondo del mare, fatta in prevalenza di coralli e conchiglie. Anche la tradizione popolare ha dato la sua versione per raccontare la bellezza di queste forme. Una leggenda narra che proprio su queste cime il famoso re Laurino coltivasse il suo giardino di rose. Ancora oggi, infatti, il catinaccio, in tedesco, è Rosengarten. Complice il sole al suo tramonto, questo insolito giardino mostra la sua bellezza, fatta di tutte le sfumature dei suoi colori.